Vedi, questo è il mio viso, e questo il tuo, e questo di lei, e questi i volti degli altri, di tutti gli altri, di coloro che ci vollero bene, di coloro che ci odiarono e disprezzarono. Vedi, questo è il mio viso. Fra i miei capelli e la mia bocca troveresti scritta, se sapessi cercarla, tutta la lunga avventura che vivemmo. L'avventura, questo brivido di freddo che gelò la nostra estate. Io tutto ricordo, il giorno in cui ti vidi per la prima volta, quando attendevo e temevo che tu mi baciassi, e quando non seppi più dove tu fossi. E poi, ecco, ti rividi, e poi, vedi, ti amai e fui riamata. Perché credetti in te, nelle tue lacrime, nei tuoi sorrisi, anche quando l'avventura finì e tu baciavi un'altra e non ricordavi più me e non ricordavi più lei. L'avventura, questo brivido di freddo che gelò la mia giovinezza. Tu non senti, dimmi, tu non senti che fu un atto d'amore, l'avventura? L'avventura, un trionfo al Festival di Cannes 1960. Premio speciale della giuria. Premio Federazione Internazionale degli Autori Cinematografici. Premio Federazione Internazionale Stampa Cinematografica. Premio Nouvelle Critique. L'avventura, il capolavoro di Michelangelo Antonioni. La risposta italiana alla Nouvelle Vague. Il film che sconvolge la critica. Freddo, perverso, geniale. L'avventura. Non vi fu mai prima film più difficile. Un atto d'amore per il cinema più completo. L'avventura di Michelangelo Antonioni, con Gabriele Ferzetti, Monica Vitti, Lea Massari. Presentato al più raffinato e intelligente pubblico italiano. L'avventura non è un film per tutti, è un film per pochi, perché è una superba e orgogliosa opera d'arte.